Manlio Vadia, attore, regista, scrittore, musicista, poliedrico, ma con questa grande passione per la storia, per la memoria. Lei ha detto, ad esempio, io mi occupo di memoria per origine, ma anche per mestiere. Che cosa va comunicato ai ragazzi oggi? Che noi non siamo una deiezione caduta sul pianeta perché un server ci ha progettati. Noi siamo esseri umani, siamo creatori dell'universo, noi abbiamo un elemento assoluto in noi. Per i religiosi è l'impronta divina, per me che invece sono agnostico, è comunque la dignità. Noi siamo titolari di uno statuto assoluto. Allora, tutto questo fa parte del nostro cammino che viene da molto lontano. Allora dobbiamo sapere queste cose, non per farne un totem, ma per innervare la nostra vita di oggi di questa consapevolezza profonda, una coscienza profonda. Noi abbiamo un senso. Oggi ci vogliono un po' far credere che la vita sia produci, consuma e poi crepa, e se quando ti levi dai piedi cerca di far meno casino che puoi. No, non è così. Noi abbiamo uno statuto di sacralità e possiamo fare cose straordinarie perché abbiamo molteplici capacità. Per esempio quella di contemplare, ma oggi tutti fotografano, nessuno contempla. Noi, come posso dire, abbiamo la capacità di amare, di costruire relazioni, di darci per costruire un mondo di bellezza, di splendore. Io per esempio passo delle mezz'ore a contemplare i miei gatti. Questa possibilità di rapporto che abbiamo con gli animali è uno dei doni, ma noi pensiamo che sia solo avere un pet. No, quando io parlo degli animali, parlo di tutti gli animali. Ritorno a guardare ogni tanto un documentario che c'è su YouTube di National Geographic, dove un uomo curando un coccodrillo per 3 anni, un coccodrillo ferito, è diventato amico di un coccodrillo, un predatore di 5 metri, che si comporta come un gatto con lui. Noi non sappiamo gran parte i segreti della natura, quello che le piante hanno sistemi di comunicazione. E poi fra noi esseri umani, il miracolo dell'amore. 2 persone che non si sono mai viste, che stanno in continenti opposti e che per miracolo si guardano negli occhi e improvvisamente risuona qualcosa. L'amicizia, quante cose straordinarie abbiamo a costo zero. Allora, naturalmente io sono per il buon guadagno, il buon commercio, la buona industria, però fatta da esseri umani, non da umanoidi oramai incastrati nel meccanismo produci-consuma. C'è altro, e l'altro è più importante del produci-consuma. Il produci-consuma deve servire all'essere umano, non l'essere umano deve essere per essere un consumatore produttore. Insomma, possiamo sperare in qualcosa di meglio perché abbiamo possibilità infinite.